Il Cilento è una terra ricca di storia, cultura e tradizioni. Quello che vi racconteremo in questo viaggio è la storia di Cannalonga, un paese in provincia di Salerno, che ha origini antichissime. Kenge! Ti ho capito una cosa qua. Hanno bocale creta. Questo è pure rotto. Si vede solo umani. Ma sera ha girato il dottore Di Gregorio a fare una ricetta. Domanda a Iddio che sempre sa. È buono. Permesso? Avanti. Buonasera. Ciao amico, buonasera. Dottore. Dimmi. Vieni a chiedere prima la ricetta. Ha cercato questa cosa qua, in da terra. Visto che voi siete esperto, sì me. Ma esperto non direi proprio. Sono uno che è appassionato di queste cose. Ma questo sembra un reperto molto antico, veramente molto antico. Ma dato la testa cosa? Mentre stiamo zappando a casa in da terra. È su questa cosa qua. Ma sai che questa sembra una cosa... Addirittura credo... Non so, greco, romano. Tieni conto che noi siamo abbastanza vicini a Vele, dove c'è una importante colonia greca, e siamo oltretutto vicinissimi alla Civitella, dove lo stesso c'era un insediamento credo militare, e questo è un reperto probabilmente che viene proprio da là. Sì, tutto, ma a che? È una tazza, è un bocale. Qua c'erano degli accampamenti, probabilmente si sono dati che stavano lì sulla Civitella, si accampavano anche magari più a valle e insomma, e ne avevano pure loro. E utilizzavano queste cose. Ma questa è una cosa di grande interesse. Ottima quest'acqua. Da queste parti i turni di guardia sono stancanti, bisogna dissetarsi. Sei della zona? Toreva. Adesso è popolata in prevalenza dalle famiglie della guarnigione. Secoli fa contava più di 3.000 abitanti. Ottima quest'acqua. A Velia l'acqua non è più buona da decenni ormai, da quando le frequenti inondazioni hanno ricoperto le sorgenti e parte della città di fango. Finanche i porti sono parzialmente interrati. Da quando i commerci di Roma non transitano più dal porto di Velia, la vostra città è in declino. Beh, la pausa è finita. Continuiamo la nostra guardia. Via Tumuli, in dialetto locale, a testimonianza della grande città che fu, resta solo il nome della via che conduce a quei tumuli di macerie. Si suppone che la catastrofe avvenne durante un terremoto che causò il cedimento della montagna e l'alluvione che distrusse Velia e Pestum, come ipotizza lo storico locale Pietro Carbone nel suo libro Una favola per Tolve, che scrive, secondo alcune storie tramandate verbalmente dagli anziani del posto, Via Tomola si chiamava Via Toreva, da cui il nome del paese. Pare che tutto l'abitato sorgeva sul colle Tempare Turco, attuale pietra alta posizionata a est della diga Carmine. La montagna, nella parte che si espone sulla diga, ha una nuda prominenza di grossi massi. Ai lembi della diga invece sono visibili diversi strati di terra non uniformi,
il che significa che ci fu un deruppamento di terreno di proporzioni ingenti dalla sovrastante montagna che colmò di colpo la sottostante vallata dove forse sorgeva Toreva. Nel secolo XVII un alario storico parla di Tolve e dice che a monte di Cannalonga esisteva una città di quel nome distrutta da un evento catastrofico. Pare che l'avamposto di Tolve fosse la Civitella, dove attualmente è zona di scavi archeologici. Infatti, la stessa sorge in correlazione viaria e altimetrica dal punto in cui sorse la vecchia Cannalonga. La Civitella sembra essere più antica di Elea, per cui quell'oppidum doveva proteggere il passo Alfa sulla via del sale e un centro abitato, Tolve. La città vista dalla valle si presenta con mura robuste, poco alte, che delimitavano sul torrente e che, proseguendo su ambo i lati, correvano a monte fin sotto Tempa Returco, a formare quasi un esagono regolare. Vi abitavano circa 3.000 persone che probabilmente si scontrarono anche con Elea. Quando la supremazia della città di mare ebbe il suo splendore, Civitella diventò avamposto di Velia e Toreva iniziò a spopolarsi. Nell'anno in cui i Romani, vinto Pirro e liberatisi definitivamente dalle catastrofiche insidie di Annibale, divennero gli incontaminati padroni di tutta Italia, forse Toreva era già mezza spopolata. In occasione di una ricerca archeologica per individuare testimonianze preistoriche nel Cilento montano, alcuni studiosi del gruppo speleologico del Club Alpino Italiano sezione di Napoli a Cannalonga sui terrazzi fluviali della Madonna del Carmine rivennero ben 881 reperti di selce che furono portati a Napoli ed esposti a Castel dell'Ovo. Recentemente, grazie all'interessamento del professor Don Luigi Rossi, la metà è stata restituita al paese e conservata in apposita bacheca nella chiesa di Cannalonga, a disposizione degli studiosi e dei visitatori. Gli utensili in pietra lavorata ritrovati nella zona appartengono a un periodo che va dal Paleolitico inferiore a quello superiore. In particolare nella zona dei terrazzi alti sono stati ritrovati prevalentemente manufatti in selce di fattura molto primitiva in quanto risalenti alla prima fase paleolitica circa 400.000 anni fa. Si tratta di raschiatoi, bulini, punte, becchi. Nella zona dei terrazzi medi è stata trovata una quantità minore ma più variegata di oggetti. Si tratta di manufatti più elaborati, spesso costituiti da selce pura e di dimensioni più ridotte. Tali materiali sono riconducibili in larga prevalenza al Paleolitico medio, fase musteriana. Nella zona dei terrazzi bassi, quella più vicina alla chiesa della Madonna del Carmine, il materiale ritrovato si fa risalire al Paleolitico superiore, quando la produzione di manufatti e utensili si giovò di un notevole miglioramento del livello tecnologico. Dai ritrovamenti possiamo avanzare delle ipotesi abbastanza verosimili, ossia la presenza dell'uomo preistorico in questo sito cilentano. Si tratta di gruppi di uomini nomadi, cacciatori, raccoglitori, che si spostavano per procurarsi il cibo. Vivevano all'aperto o in ripari occasionali, costituiti da anfratti o grotte, di cui il territorio è ricco e che divennero con il tempo dimora più stabile.